Grazie Presidente. C'è qualcuno in quest'Aula che oggi ha cercato di sminuire un po' questa mozione perché ha ribadito come l'uscita del Comune di Torino sia ininfluente ai fini della costruzione dell'opera. Io non capisco perché ci sia questo accanimento da una parte difendere l'osservatorio, forse probabilmente perché l'incarico di vicepresidenza è così importante, così dall'ustro, quindi c'è qualcuno che ha bisogno di difendere una poltrona. Sinceramente è abbastanza umiliante dover difendere una poltrona di un osservatorio che, dopo questa votazione, perché dopo che ci sarà questa votazione favorevole, il Comune di Torino ufficializzerà l'uscita, l'osservatorio non ha più senso, cioè questo osservatorio è da chiudere, perché su una linea che si chiama Torino-Lione e il Comune di Torino decide di uscire dall'osservatorio, allora quell'osservatorio non ha più ragione di esserci, quindi è da chiudere e da ripartire da capo. Perché? Ripartire da capo perché? Perché uno, siamo ancora all'inizio, perché nonostante qualcuno dica oramai i lavori sono iniziati, non è iniziato un bel niente, è iniziato qualche cunicolo esplorativo, qualche operetta qua e là, ma il tunnel veramente di 57 km ancora non è iniziato. L'accordo tra Italia e Francia dovrà essere ratificato tra l'altro in Parlamento nelle prossime settimane. Io direi che dopo questa mozione, quindi votata dal Comune di Torino, il Parlamento non può più votare una ratifica di un accordo del genere. Cioè, con quale valenza può votare una ratifica dopo che il Comune di Torino, che è il Comune principale della linea, si oppone alla costruzione di un'opera? Cioè, è un qualcosa che va contro tutti i principi democratici di partecipazione. Perché sia chiaro che il voto del 19 di giugno qui a Torino e il voto di ieri cosa dimostra principalmente? Dimostra che i cittadini vogliono partecipare, vogliono poter decidere sul loro futuro e su quali sono le opere principali che riguardano il territorio dove abitano e dove risiedono. Vi faccio alcuni esempi. Noi abbiamo scritto proprio nel patto per Torino, di cui si parlava prima, alcune opere fondamentali che riguardano la nostra città e l'ammodernamento delle linee metropolitane. Ne parlava pure qualcuno precedentemente. Abbiamo da finire Dore Zappata, dobbiamo costruire la linea 2 della metropolitana, c'è da costruire il Parco della Salute, c'è da rilanciare Cavallerizza, c'è l'ex Moi, c'è Via Germagnano. Sono tutte opere che il Comune di Torino da solo non ce la può fare. Ha bisogno di interventi e di risorse extra che devono arrivare dallo Stato, ma le risorse sono quelle. Se noi decidiamo di investire principalmente tutte le risorse disponibili su un'opera inutile che non si sa bene quale sia l'utilizzo, perché ci deve portare, qualcuno dice che deve portare merci, persone, non si è ancora bene capito. Un giorno deve portare merci, il giorno dopo deve portare persone, l'anno dopo si ricambia di nuovo. Cioè, qui stiamo costruendo un'opera che avrà una ricaduta nel 2070 forse, mentre ci sono delle opere fondamentali per il territorio che servono ora, che i cittadini chiedono ora e che vogliono a suo tempo partecipare nelle La invito a decisioni concludere. e in quello che effettivamente vale per questa città. Quindi io direi l'invito che rivolgo è di prendere l'insegnamento che è venuto dal 19 giugno con l'elezione del Movimento 5 Stelle, che sceglie nel metodo della partecipazione e della condivisione il suo metodo politico e allo stesso tempo il risultato di ieri, come un modo di cambiare, un modo di decidere le opere pubbliche in maniera condivisa con tutti, senza un'imposizione dall'alto, un processo più democratico e Invito a di concludere, partecipazione. collega. Grazie. Grazie.